Quando qualcuno atterra sul tuo sito dopo averti scoperto su Google oppure sui social, è cruciale trovare il modo per restare in contatto con lui, così da non perderlo, no, nei meandri dell'algoritmo o delle regole SEO di Google, col rischio che poi appunto questa persona non ti ritrovi più perché si dimentica assolutamente di averti mai visto. Ecco, invitare questa persona ad iscriversi, questo utente ideale ad iscriversi alle tue newsletter, è un modo per riuscire a restare in contatto e coltivare una relazione di fiducia e di stima reciproca. Dico reciproca perché spesso comunichiamo alla nostra audience in modo unidirezionale, pensiamo solo a noi stessi, quando in realtà dobbiamo farlo sempre in funzione di quelle che sono le esigenze, i desideri e le aspettative di chi ci segue. Prima di entrare nel cuore di questa puntata, dove andremo proprio a condividere un bel po' di tips e spunti pratici per le tue newsletter, ti ricordo che se stai guardando questa puntata dal canale YouTube, è ideale iscriverti al canale, soprattutto attivando la campanellina, proprio per non perderti nei meandri dell'algoritmo che non ti dirà mai quando esce una nuova puntata. Attivando la campanellina invece riceverai sempre una notifica. Se invece stai ascoltando questa puntata da Spreaker, Spotify, iTunes o la tua piattaforma podcast preferita, ti ricordo alla fine della puntata di lasciarmi una recensione dove mi racconti che cosa ne pensi e se effettivamente queste puntate ti sono utili. Allora, concentriamoci su che cos'è una newsletter dando una definizione molto rapida. Una newsletter è una comunicazione inviata via mail, quindi un'email che viene inviata settimanalmente per farti conoscere, come dicevamo prima, in modo però funzionale alle esigenze di chi ti legge. Quindi deve essere una sorta di vittoria reciproca. Chi ti legge deve naturalmente nutrire una fiducia sempre maggiore nei tuoi confronti, fino poi a decidere di scegliere te. Ok, in base a quell'esigenza che vuole soddisfare, e il tuo scopo naturalmente è quello di farti scegliere sempre e comunque dando valore, a prescindere da quale sarà la decisione, di chi sta dall'altra parte. Ci sono degli errori piuttosto frequenti che vorrei subito mettere in evidenza, mettere sul piatto per toglierceli di torno, che vedo spesso quando si parla di newsletter. Il primo è quello di chiedere, di invitare, di iscriversi alla newsletter sul tuo sito senza specificare che cosa effettivamente si riceverà. Quindi troviamo, no, delle call to action che dicono qualcosa come iscriviti alla newsletter. Oppure iscriviti alle mie newsletter, così restiamo in contatto. Ok, ma all'interno della membership di Pizza Academy abbiamo un amico che definiamo l'amico stronzo, perché è un amico che ogni volta che scriviamo qualcosa sul nostro sito ci puntella sulla spalla e ci dice: "Ma e quindi a me cosa me ne frega?". Ecco, la domanda che vogliamo sempre farci quando scriviamo il nostro testo per invitare l'utente che sta dall'altra parte a iscriversi alle nostre newsletter è: ma a me cosa me ne frega di restare in contatto? Perché dovrei restare in contatto con te? Al di là del fatto che puoi avere il sito più bello del mondo e al di là del fatto che effettivamente se l'utente è atterrato sul tuo sito qualche interesse ci sarà. Ecco, specifichiamo che cosa si riceverà una volta iscritti alle newsletter. Ad esempio, se vai a dare un'occhiata al sito di Pizza Academy, viene specificato che una volta che ti iscrivi alle newsletter di Pizza Academy, oltre a ricevere le notifiche riguardo ai podcast che escono periodicamente, al salotto digitale che esce periodicamente, ricevi anche il Bits Confidential, che è qualcosa che esce solo ed esclusivamente via email, non lo trovi fuori. A differenza del podcast, degli articoli, degli approfondimenti del blog o del salotto digitale, è solo all'interno della newsletter. E qui sto già anticipando un suggerimento pratico molto importante che consiste nel fornire all'interno delle tue newsletter occasionalmente qualcosa che non si trova fuori. Ok? Quindi io mi iscrivo alle newsletter perché voglio ricevere una notifica quando esce qualcosa che magari troverei comunque se andassi a ricordarmi del blog, se mi ricordassi che c'è questo podcast, se mi ricordassi che se vado in questo sito trovo puntualmente un aggiornamento su qualcosa. Il fatto è che non me lo ricordo, quindi la newsletter ha questa funzione, no? Ma nel momento in cui la newsletter ha anche qualcosa in più, che può anche includere naturalmente delle offerte, può anche includere degli aspetti promozionali che vanno sempre ad integrarsi nell'aspetto formativo, nell'aspetto
nel valore che noi andiamo a dare, ecco che lì, se quel tipo di promozione, se quel tipo di sconto e se quel tipo di informazione io la ricevo solo via mail, ecco che c'è una motivazione in più effettivamente per iscriversi alla newsletter. L'altro errore che spesso si fa nelle newsletter è quello di parlare soltanto di sé, quindi diventano praticamente queste newsletter dei monologhi infiniti che ad un certo punto vengono anche e per forza di cose ignorati. Allora, vediamo quattro idee pratiche da inserire letteralmente nella tua newsletter, perché uno spesso si trova davanti a questa pagina bianca, deve scrivere il testo della sua newsletter e non sa nemmeno da dove iniziare. Nel momento in cui, e questa è una cosa che dobbiamo avere assolutamente, noi rilasciamo un contenuto di valore periodico, ecco che quel contenuto di valore può, anzi deve, diventare parte integrante della nostra newsletter. Che cosa può essere mai questo contenuto di valore periodico? Può essere un podcast settimanale, ad esempio, se il podcast è il format che noi preferiamo utilizzare. Oppure un video settimanale, se invece amiamo registrare in telecamera e ci viene facile come starnutire. Oppure un blog post settimanale, se scrivere rappresenta il mezzo più congeniale per noi per comunicare con chi sta dall'altra parte. Quindi il format che noi vogliamo, che noi dobbiamo scegliere è un format che innanzitutto non deve seguire le mode. Vanno di moda i video? Chi se ne frega se i video per me sono uno stress infinito? Certo, io posso decidere di superare la mia paura e dire, sai che c'è, provo a fare dei video e mi metto in gioco. Ma se deve diventare un peso infinito che poi mi porta a non essere costante nel rilascio del mio contenuto, tanto vale che scegliamo il formato audio o il formato scritto. Quindi, prima cosa, non seguiamo le mode, seguiamo effettivamente quello che è più congeniale per noi. Ogni persona che sta dall'altra parte ha una modalità di consumo preferenziale, c'è chi ama gli audio, c'è chi ama i video, c'è chi ama i testi, ok? Leggere. Ora, in un contesto dove hai un team di riferimento che ti può dare una mano, come per esempio per noi è Biz Academy, allora puoi giocare su tutte e tre le modalità. Quindi Biz Academy ha sia la versione audio del podcast, sia la versione video del podcast, ma se tu vai a leggerti anche i testi di approfondimento del blog e del podcast, molto spesso hai degli spunti e del valore che va addirittura oltre quello che poi ascolti e vedi. Però lì ci vuole ovviamente un team di riferimento, almeno una persona che ci dia una mano. Altrimenti iniziamo con una modalità e restiamo fedeli a quella. Per un tempo che sia sufficiente per vedere dei risultati, e per vedere dei risultati è importante che questo contenuto sia condiviso settimanalmente, non ogni due settimane, non ogni tre, non ogni mese. Ovvio che se ci troviamo in una situazione dove stiamo facendo tutto da sole e non riusciamo a rilasciare un contenuto a settimana, va bene, iniziamo con un contenuto ogni due. L'importante è però che ci manteniamo perlomeno costanti, quindi che creiamo una sorta di prevedibilità in quella che è la cadenza delle nostre newsletter. Un'idea di newsletter molto utile, che in un certo senso ci va anche a semplificare la vita, a livello però mensile in questo caso, può essere anche un recap di tutte le novità che sono uscite, che si tratti di articoli, che si tratti di podcast, che si tratti di video. Quello che possiamo fare alla fine di ogni mese o all'inizio di ogni mese successivo è un recap di quello che è successo il mese precedente, in maniera tale che ci possa proprio essere una sorta di archivio che l'utente può salvarsi in una cartella, come spesso faccio io, un po' nerd in questo senso, con tutte le informazioni che vuole tenersi da parte. Ci sono altri spunti che possono aiutarti e te li voglio, ovviamente potrei andare avanti fino a domani, ma abbiamo un tempo che voglio che rispetti naturalmente la tua agenda, quindi ti do veramente tutto il possibile nel minor tempo possibile. Un paio di altri spunti per la tua newsletter sono innanzitutto quello di darle un nome. E questa è una cosa che non fa quasi nessuno, ma se oltre a darle una costanza, no? Quindi non è che adesso inviamo una newsletter oggi e poi per tre mesi spariamo, è ovvio che dall'altra parte non ci si ricorda più di noi, ma oltre a questa costanza, se riusciamo anche a darle un nome, riusciamo anche a creare una sorta di familiarità
con il nostro brand. Ad esempio, ti parlavo prima del Bits Confidential. Il Bits Confidential è semplicemente il nome che diamo ad una specifica parte della newsletter di Bits Academy, che include i podcast, che include gli approfondimenti del blog, ma che include anche appunto il Bits Confidential. Quindi tu puoi dare o un nome che è valido per tutte le tue newsletter, ok? Quindi ogni newsletter ha quel nome e quindi diventa un elemento riconoscibile, oppure, come nel nostro caso, puoi anche decidere di dare un nome ad una parte della newsletter speciale, a quella parte speciale che è più speciale del resto, che non si trova fuori ma che si trova solo all'interno. Ok, e un'altra tipo importante è quella di inviarle, possibilmente queste newsletter, ad una cadenza che sia non solo costante ma anche prevedibile. Quindi scegli un giorno della settimana, oppure scegli una frequenza di invio e rispettala. Quindi scegli un giorno del mese in cui esce puntualmente la tua newsletter. Quindi puoi scegliere di inviare la tua newsletter ogni martedì, per dire, oppure di inviare la tua newsletter ogni, ogni 7 giorni, quindi a prescindere poi da quando cade il giorno di invio della newsletter. Però rispettala, perché dall'altra parte si crea un'abitudinarietà positiva. Quindi si crea una familiarizzazione con quello che è il tuo brand e, tra l'altro, quando dall'altra parte c'è l'aspettativa costantemente rispettata di aprire una newsletter che è ricca di valore, diventa anche più facile che vengano cliccate altre email che sono magari più promozionali, perché ci saranno anche quelle. Oppure, visto che la tua email ha sempre un sacco di valore, se alla fine tu ci metti un coupon promozionale o qualche sconto particolare soltanto per chi è iscritto alla tua newsletter, è chiaro che, sapendo che comunque io ricevo del valore a prescindere da quello che farò, dal fatto che acquisterò o meno, la aprirò comunque. Quindi vedrò quello sconto, magari non lo userò io, magari lo inoltrerò a qualcuno, però diventerà un potente mezzo per anche per aumentare le file dei tuoi clienti. Ultima tip, davvero basta perché te ne sto dando troppe, poi il mio timore è sempre quello che resti paralizzata di fronte a tutte le cose che puoi fare, però davvero se poi ti sei presa appunti vedrai che sono tutti suggerimenti che puoi mettere in pratica in pochissimi minuti. Però il suggerimento finale, se sei un po' bloccata riguardo a che aspetto dare alla tua newsletter, riguarda Canva. Se non usi ancora Canva ti suggerisco caldamente di utilizzarlo. Noi abbiamo addirittura qualcuno che ci aiuta con il design, che naturalmente ne sa molto più di noi. Resta il fatto che Canva resta uno strumento che utilizziamo sempre e comunque per questioni di rapidità, ma perché rapidamente ti consente veramente di creare dei design a prova di professionista. Poi se qualche professionista mi sta ascoltando probabilmente mi lancerà maledizioni, però ecco, veramente con un po' di allenamento puoi creare delle cose pazzesche. E da poco tempo Canva prevede anche dei template per la tua newsletter, quindi dai un'occhiata tra i modelli a disposizione anche gratuiti. Poi io ovviamente ti suggerisco di utilizzare Canva Pro perché ha delle funzionalità maggiori, una possibilità di scelta di immagini e di modelli maggiore, ma dai già un'occhiata all'account gratuito e vedi che cosa effettivamente ti può essere in linea con quelle che sono, con quello che immagini possa essere la newsletter del tuo brand. È tutto per questa puntata super pienissima, super ricchissima di Impact Girl. Se ti sei sintonizzata a metà dell'episodio, ti ricordo ancora una volta di iscriverti al canale YouTube di Cecilia Sardeo, ossia il mio, attivando la campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che c'è una nuova puntata del podcast. E ti invito naturalmente anche a lasciarci una recensione dove mi racconti e condividi quanto utile effettivamente queste puntate sono per la crescita della tua attività digitale. E naturalmente ti invito ad iscriverti alle newsletter di Bits Academy. Puoi farlo dalla pagina bits-academy.it/podcast. Riceverai un sacco di approfondimenti che condividiamo solo via mail. Questo è tutto per la puntata di oggi. Spero di averti dato qualche utile spunto che potrai implementare sin da subito. Se crescere un business in cui credi sul web in modo autentico e proficuo è parte dei tuoi piani e non sei ancora entrata a Bits Academy, puoi farlo visitando il sito bits-academy.it. Noi come sempre ci sentiamo o vediamo alla prossima puntata di Impact Girl.